Benvenuti a questa nuova video recensione. Io sono Fabio. Oggi vi parlo del quaderno di Eva. Vi incuriosisce il titolo? Chi è Eva? Perché ha un quaderno? Il quaderno di Eva è un intreccio di storie tutte al femminile. L'autrice è Elena Magnani, l'editore è Parallelo 45. Vi mostro la copertina. Come dicevo, le protagoniste di questa storia sono le donne, ma sarebbe più corretto dire che l'unico protagonista è il quaderno. E le donne che invece lo avranno tra le mani e che se lo passeranno l'una alle altre, diventano protagoniste sì nella loro vita, però nella storia sono piuttosto dei personaggi che si avvicendano. Donne protette dall'anonimato, che come dicevo si passano di mano in mano un quaderno in cui raccontano le loro testimonianze personali. Non sono testimonianze qualunque o semplici vicende della vita di tutti i giorni, piuttosto hanno lo scopo di tramandare il coraggio che ognuna di loro ha avuto nel cambiare la propria vita. Il filo conduttore, senz'altro, è purtroppo la realtà sessista con cui le donne si devono confrontare ancora oggi, dopo 2000 anni di storia. Il quaderno dimostra che esistono donne forti. Donne capaci di uscire dalla sudditanza maschile, che spesso si manifesta anche in maniera violenta, e sovvertire addirittura l'ordine delle cose. Sono donne che, se vogliamo usare un termine nella lingua parlata, gliela fanno pagare con una certa, tra parentesi, grande soddisfazione. Donne che si prendono la loro libertà, che lottano per averla. Come ho avuto modo di scrivere nella recensione, poi che è uscita sul sito di Leggere a Colori, è vero che alcune vicende sono esasperate, ma la Magnani parla di realtà che purtroppo non si allontanano dalla vita reale, anzi, forse qualcuna la conosciamo anche attraverso i telegiornali. E penso che questa scelta dell'autrice, quella cioè di aver intenzionalmente magari calcato un po' la mano in alcuni casi, serva a dimostrare in maniera netta quel coraggio di cui parlavo prima, che è secondo me un bel bianco sopra il nero. La tematica è certamente più adatta a un pubblico femminile. Il libro è diretto a tutte le donne e quelle che magari in particolar modo vivono una situazione di sopruso, di disagio, di emarginazione, oppure al contrario, devono sopportare delle vessazioni. Il messaggio è molto chiaro. Il messaggio è un messaggio positivo ed è potete farcela. È vero che si tratta di storie inventate, quindi le Eva di questo libro sono addirittura pronte a tutto pur di liberarsi dall'influenza negativa dell'uomo, anche pronte a uccidere. Ma senza andare adesso agli estremi, ma anche senza superbia, questo libro si propone, a mio avviso, come uno strumento per aprire gli occhi, in primis sul problema, che è un problema di carattere
chiaramente generale, e in maniera anche più personale, un invito a conoscere meglio, ad aprire gli occhi sulla propria realtà. Quindi prendere coscienza sicuramente è il primo passo per cambiare la propria vita. E questo è uno degli insegnamenti preziosi che si può cogliere leggendo il quaderno di Eva. Insegnamenti che passa proprio, direi, in maniera diretta, chiara, senza filtri. E non mi resta che proporvelo come lettura, non solo per maniera insomma distensiva, ma soprattutto come lettura riflessiva. Trovate il link alla recensione, dove poi all'interno trovate anche il link per acquistare il libro, proprio sotto questo video nei commenti. Penso che vi piacerà, insomma, a me è piaciuto. E niente, non mi resta che cercare di farvi venire un po' di curiosità, almeno a leggere la recensione e valutare l'acquisto. Per ora è tutto, con il quaderno di Eva, di Ella Magnani, io vi saluto.